diamo subito la parola a Giorgio che un po' coordinerà il dibattito. Grazie. Buonasera a tutti, benvenuti. Questa sera abbiamo il piacere di avere il nuovo segretario del partito, il compagno Cesare Procaccini. Credo che sia una delle primissime uscite pubbliche da segretario e questo ci fa particolarmente piacere e ci onora della presenza del nostro segretario. Come sapete è stato eletto all'ultimo congresso, il 7° congresso straordinario del partito, che si è svolto a Chianciano Terme nel mese di luglio. Essendo dimissionario il segretario Di Liberto, il gruppo dirigente, congresso convocato dopo il risultato deludente delle elezioni politiche di febbraio. Il congresso, poi ne parleremo, due parole sulla biografia del compagno Procaccini, che è una scarna biografia da quello che si può ricavare dal sito del partito. Operaio metalmeccanico, dirigente del PC, poi di Rifondazione, poi dei Comunisti Italiani, nonché consigliere regionale delle Marche per 3 legislature, dirigente del partito nelle Marche e tornato al lavoro di fabbrica, ho letto, dopo l'esperienza istituzionale. E compagno Procaccini, ti ringraziamo e prima di darti la parola presento anche Fabio Nobile, che se, benché conosciuto dai compagni, comunque ricordo già segretario della Federazione di Roma, già consigliere regionale, consigliere comunale e membro del comitato centrale uscito dal congresso del partito di luglio. Il compagno Musolino del Dipartimento Esteri ci dirà qualcosa, credo, sulla Siria, sui problemi che sorgono in Medio Oriente e darei come prima questione, proprio partendo da noi, dal congresso, e mi pare che l'indicazione forte che sia uscita è quella di arrivare all'unificazione con Rifondazione Comunista in tempi, diciamo, brevi, per il 2014. Ecco, su questo vorrei che si dicesse qualcosa. Do prima la parola al compagno Procaccini. Buonasera a tutti e a tutte, compagni e compagne. Sono io a ringraziare il Comitato Regionale del Lazio, la Federazione di Roma, la sezione di Labaro per questo invito che dà la possibilità innanzitutto di discutere in questa bella festa così partecipata ed anche di grande intelligenza, perché parla non solo ai comunisti, parla a un mondo più vasto e dà anche un segnale, secondo me, di quella bella politica che invece il teatrino di questa classe che dirige il paese, i partiti maggioritari dell'Italia non danno. Quindi sono io a ringraziare voi, in maniera molto sincera. Ho partecipato ad altre feste riuscite dei comunisti e della sinistra e penso che anche se in un dibattito è difficile esprimere anche una valutazione più complessiva di quello che succede, tuttavia i comunisti italiani cercano di dare il loro contributo rispetto ad una situazione così complicata e brutta, perché credo, e ruberò poco tempo, che il dibattito che c'è dopo la condanna di Berlusconi e diciamo il tentativo dei componenti del governissimo di aggirare l'ostacolo della condanna, in realtà mettono in sordina le varie questioni che esistono, le grandi questioni, in primo luogo quella del lavoro, della perdita dei posti di lavoro e dei diritti dentro e fuori le fabbriche, e non solo del lavoro salariato, ma anche della piccola impresa, di tanti commercianti, di tanti artigiani che sono costretti a chiudere, perché il meccanismo infernale della globalizzazione li sta spazzando via. In secondo luogo mette in sordina le grandi questioni del mondo internazionali, quelle della guerra, dell'imperialismo, quelle di un'aggressione che viene fatta e ad una destabilizzazione dell'Africa, del Nord Africa, del Medio Oriente, degli Stati Uniti in una guerra intercapitalista all'interno del capitalismo che soprattutto è contro l'Europa. Perché da un lato si pretende di bombardare quei popoli, di stabilizzarli a secondo il modello diciamo capitalistico più liberista e al tempo stesso non si vuole
che quei popoli fuggano da questi bombardamenti e quindi si blocchino le frontiere. Noi siamo impegnati affinché non ci sia l'aggressione, la guerra finisca, e siamo impegnati affinché ci sia una forte mobilitazione. Domani ci saranno iniziative a Roma, noi parteciperemo, ci sono iniziative in tutte le parti d'Italia dentro le quali i comunisti italiani sono presenti. In questo credo che dobbiamo allargare la mobilitazione ad altri soggetti e forze che oggi sono pigre, non capiscono, pensano che tutto si risolva in qualche messaggio in più, che noi apprezziamo, anzi, secondo me il messaggio del Papa va valorizzato, ma il rischio è che esso rimanga impotente, questo messaggio, perché in realtà le cose vanno per conto loro. Allora la mobilitazione serve dei comunisti, della sinistra, di tutte le forze democratiche, comunisti, il congresso. Noi usciamo, veniva detto adesso, da una sconfitta, ma più che da una sconfitta, da un disastro elettorale, perché diciamo l'alleanza dell'arcobaleno non ha funzionato, perché pensavamo di fare un accordo con le forze del centro-sinistra, con il PD e con SEL, che non ci hanno voluto, e quindi il congresso ha riflettuto su questo, ha fatto una grande discussione, c'è stata anche una divisione nel voto che spero si ricomponga in prospettiva, perché noi guardiamo alla necessità dell'unità dei comunisti non fine a se stessa, ma per riportare i comunisti più forti in un ambito di rappresentanza dove il mondo del lavoro abbia una consistenza, una sua visibilità, fuori e dentro le istituzioni. Perché la scorciatoia, abbiamo visto, per essere dentro le istituzioni non funziona, stare lì a tutti i costi non funziona, non ti vogliono, ma al tempo stesso precludersi questa strada fa danno ai lavoratori, perché abbiamo visto che poi anche le forze più ribelliste che dicono di no a prescindere non prendono i voti, anzi sono viste inutili da parte dei lavoratori. Allora noi dobbiamo fare un mix di forte radicalità sui contenuti, sui diritti, ma anche di uno sbocco rivoluzionario dei comunisti, vale a dire di portare quel conflitto dentro il Consiglio Comunale, dentro il Consiglio di quartiere, dentro la Regione, dentro il Parlamento della Repubblica, se ci riusciamo, ma non con una posizione subalterna, ma con una posizione forte, di forte visibilità e di forte unità. E qualche giorno fa, e concludo perché la domanda era precisa, non la sfuggo, abbiamo incontrato Ferrero, compagno Ferrero, segretario di Rifondazione, e io mi sono permesso di dire a Ferrero: ma prendila in mano tu la questione dell'unità dei comunisti, che sei più forte di noi o pensi di essere più forte, scompagini il dibattito congressuale, in più devi dire che il 2014 deve essere l'anno del partito unico dei comunisti. Lui ha apprezzato, però capisco che non poteva dare una risposta perché ha il congresso alle porte, tuttavia noi spingiamo, il partito su questo dei comunisti italiani non ha divisioni, l'ha detto Di Liberto, compagno Oliviero al quale mando un saluto, l'abbiamo detto noi, l'ha detto il congresso, ed è per questo che bisogna stare nel partito a fare, diciamo, questa battaglia per l'unità, perché altre cose rischiano, secondo me, altre cose rischiano di far fare a chi non vuole l'unità dei comunisti il richiamo della foresta. Il partito dei comunisti italiani, dico da questa festa, è per uno scioglimento simultaneo dei due partiti, per farne uno solo, partito comunista, perché chi pretende prima di sciogliere l'altro non funziona, non funziona. Perché se ci sciogliamo prima noi non funziona, non si farà l'unità, e se si scioglie prima Rifondazione non funzionerà. Quindi in un rapporto di pari dignità, di discussione, di rispetto reciproco, bisogna fare una cosa che serve al mondo del lavoro. Altrimenti i lavoratori, gli operai, i lavoratori non ci votano. Votano per altre formazioni più grandi della nostra, vota per Grillo, che non è solo un movimento di protesta, stiamo attenti. Grillo non rappresenta l'antipolitica, rappresenta un modo di far politica, tra virgolette, moderno, che però vede nell'uomo solo al comando la soluzione,
E in definitiva chi sono quelli che hanno vinto le elezioni? Due miliardari, Berlusconi e Grillo. Ma noi che abbiamo un'altra visione vogliamo avere un partito, non dico per il domani di massa, ma meno piccolo degli attuali. Grazie. Quando vuoi dire qualcosa tu? No, prima di dare la parola a Maurizio Musolino voglio approfittare di questo incontro per inviare un ringraziamento al compagno Oliviero Diliberto, segretario uscente, che ha retto il partito in anni difficili con spirito di servizio ed abnegazione. Quindi grazie, e comunque il compagno Diliberto è membro del Comitato Centrale e ha assicurato la sua partecipazione. Allora Musolino, ti cedo. Io volevo, non su questo tema, ma sulla questione internazionale e sulla Siria, segnalare e mettere in evidenza alcuni elementi. È sotto gli occhi di tutti la gravità di questo momento, i rischi di una guerra, di un intervento e di un'aggressione da parte degli Stati Uniti verso la Siria è un rischio concretissimo che potrebbe anche realizzarsi nelle prossime ore o nei prossimi giorni. E rispetto a questo rischio noi possiamo dire che su questo argomento abbiamo iniziato a lavorarci da lontano. Effettivamente sono ormai da 2 anni che noi su questo argomento lavoriamo a volte in grande solitudine. A Roma abbiamo avuto, diciamo, come partner nelle iniziative e nella mobilitazione la rete No War, che però oltre questo elemento non ce ne sono stati. C'è da dire che in questi ultimi giorni un qualcosa è cambiato. Sicuramente ha contribuito a cambiare questo la concretezza del rischio del bombardamento che è proprio dietro l'angolo. Bisogna dire anche da laici e anche da non credenti, come qualcuno di noi sarà, che l'appello del Papa ha avuto un risultato molto concreto e tante coscienze nel prestare attenzione, nel guardare a questa questione con occhi diversi. Ma soprattutto devo dire che in questi giorni ci sta dando il nostro partito anche la soddisfazione di vedere in tutta Italia delle mobilitazioni e delle iniziative in cui i nostri compagni, i nostri militanti, i nostri simpatizzanti sono in prima fila a condurre queste lotte, a condurre queste proteste. Domani ci sarà a Roma dalle 5 alle 22 un sit-in a Piazza Barberini, dove noi abbiamo aderito e parteciperemo. Nei giorni successivi ci sarà tutte altre iniziative, mercoledì 11, sabato prossimo, man mano informeremo i compagni sulle varie iniziative, ma domani ci saranno decine di iniziative in tutta Italia. Ci saranno iniziative a Bari, parlavo proprio pochi minuti fa col compagno segretario di Bari, ci saranno e ci sono state a Firenze, a Milano siamo protagonisti in queste lotte, a Viareggio, un elenco lunghissimo di città italiane dove i compagni del PDC in maniera unitaria, insieme a tanti altri compagni di altri partiti e di altre associazioni, stanno occupando le piazze per dire no alla guerra. Ora io credo che su questo noi dobbiamo continuare, dobbiamo andare avanti avendo presente 2 elementi, che dobbiamo essere nello stesso tempo il più unitari e aperti possibili, perché questa battaglia si vince se si fa breccia nell'opinione pubblica italiana, se si riesce ad allargare il giro, non basta essere convinti fra chi è già convinto o appagarsi di ricevere risposte positive da chi già su questi temi la pensa come noi. Noi dobbiamo avere l'ambizione di fare egemonia nel territorio altrui. Sta avvenendo, vedete, in molte parti, sta avvenendo, perché mi dicevano oggi i compagni di Bari, ecco, proprio prima, che ad esempio a Bari è arrivata inaspettata l'adesione di Selle, che su questo ha avuto sempre altre posizioni, che su questo in queste ore sta avendo tante ambiguità, però qualcosa si scalfisce. Rifondazione sta lavorando con noi in maniera abbastanza serrata su questo argomento, hanno partecipato al sit-in che abbiamo fatto a Roma nei giorni scorsi, hanno partecipato alle riunioni che si sono tenute l'ultima ieri pomeriggio, stiamo riuscendo a coinvolgerli.
E scusami una piccola parentesi anche su quanto diceva prima il segretario. Io credo che sia necessaria e anzi obbligatoria un'unità delle forze comuniste, ma va costruita e si può realizzare concretamente se la si costruisce su un agire quotidiano. Se la si costruisce quest'unità lavorando insieme contro la guerra, se la si costruisce prendendo posizioni contro l'imperialismo e il capitalismo che vede nel Medio Oriente, in Siria in questo momento, ma non ci scordiamo della Palestina e di che cosa in questi decenni ha significato l'occupazione, significa l'occupazione della Palestina, vede insieme portare avanti delle battaglie. La si costruisce sui temi del lavoro di cui il segretario prima accennava, se la si costruisce su quei temi riusciamo a portare avanti lotte, battaglie, avendo posizioni insieme, altrimenti io credo una posizione del tutto personale, ma che a tavolino nessun processo di unità potrà mai avere successo. Sulla Siria concludo un ultimo elemento. Molti compagni sanno della nostra attenzione che si è concretizzata con una scelta molto significativa, ed è stata la scelta di avere come unica delegazione straniera del mondo al nostro congresso, dove per ragioni anche non solo logistiche ma anche economiche non abbiamo potuto invitare come sempre i paesi del mondo, l'unica delegazione che è intervenuta è stata la delegazione del Partito Comunista Siriano, che nonostante i problemi che ci sono in Siria, nonostante le tensioni della Siria, hanno accettato di uscire dal loro paese in quei giorni per venire in Italia e partecipare al nostro congresso. Io credo che questa rete che noi abbiamo, una rete fittissima di corrispondenza, di contatti, di amicizia, di stima reciproca e di apprezzamento reciproco con i paesi, con i partiti comunisti di quella parte del mondo, è un qualcosa che ci può essere molto utile oggi per costruire in Italia e in Europa un movimento di solidarietà più forte e più legato alle esigenze di quelle popolazioni. Noi non vogliamo salvare nessun governo, nessun regime, non siamo innamorati di nessun presidente. Noi vogliamo sì che i popoli e le nazioni arabe possano autodeterminare il proprio futuro, scegliendo loro chi vogliono, scegliendo loro chi li deve dirigere, scegliendo loro quale debba essere il concetto di uno Stato, il concetto di una Repubblica, il concetto di una nazione che autodecide il proprio futuro. Questi sono i principi che guidano le nostre lotte e su questo la Siria, il Libano, dove andremo nei prossimi giorni con una delegazione per non dimenticare Sabra e Shatila, e risottolineo ancora una volta la questione delle questioni per tutta quell'area che è la Palestina occupata, su queste questioni i comunisti continueranno a far sentire la loro voce e continueranno a far sentire il loro peso e a mettere in campo le loro forze, seppure esigue, per aiutare un movimento di solidarietà. Grazie. Do la parola a Fabio Nobile per un saluto. Ma intanto appunto il mio sarà solo un saluto a questa iniziativa della sezione di Labaro del Partito dei Comunisti Italiani e ringrazio tantissimo il nuovo segretario del partito di essere venuto a conoscere e a incontrare i compagni che da tantissimi anni in questo territorio hanno costruito un presidio dei comunisti e anche, mi viene da dire, un presidio che ha costruito le condizioni perché in questo municipio, appunto il 20° municipio, dopo 25 anni fosse cacciata la destra, diciamo, dal governo del municipio. E questa sezione e questi compagni e questo territorio, in particolare Rabbaro, è stato decisivo perché appunto questo potesse avvenire. E quindi in questo senso mi corre l'obbligo, insomma, di salutare e veramente ringraziare i compagni e le compagne che ancora una volta in questo inizio di settembre hanno messo in campo un'iniziativa in questo territorio, che è un territorio non facile. Non è che fare politica in questa zona sia più facile che in altre zone.
i compagni riescano ad avere una credibilità e una capacità di insediamento in questo territorio, perché con una costanza quotidiana, a partire dal segretario Gaetano Seminatore, che non vedo adesso, sarà sicuramente in giro per la festa a fare qualcosa, hanno appunto costruito nel territorio una credibilità con la lotta, con la mobilitazione sulle questioni che riguardano direttamente i cittadini che abitano le case popolari, piuttosto che coloro che abitano il quartiere e vogliono un quartiere più vivibile, che vogliono un presidio sanitario in grado di rispondere appunto alle esigenze di una che di un territorio che è vasto come una media città italiana. Allora credo che questo sia un segno importante che ancora una volta dimostra la possibilità, la necessità e la capacità dei comunisti quando sono in campo di costruire appunto una capacità di mobilitazione, di lotta e di presenza organizzata. È evidente che affrontiamo e affronteremo un anno molto difficile. Ogni anno, io ricordo, insomma, sono 15 anni che vengo a questa festa e ogni anno dico che l'anno sarà molto difficile, ma evidentemente è così, nel senso che da una parte in questi anni c'è stato un arretramento delle forze non solo comuniste ma di progresso di questo paese, e allo stesso tempo dall'altra parte è avanzata la latenza che c'era della crisi economica e le forze appunto della reazione che hanno poi costruito le condizioni perché la gestione di questa crisi in questo paese potesse avvenire senza conflitto, perché negli ultimi tre anni questo purtroppo è avvenuto nel nostro paese. Abbiamo di fronte, lo diceva sia il segretario che Musolino, una possibilità concreta che uno dei nodi che al pettine vengono sempre quando la crisi economica si sviluppa nelle dimensioni che abbiamo di fronte oggi, cioè la guerra di fronte a noi di nuovo. E questa guerra è una guerra che è già esplosa, quella che stiamo vedendo sarà un'aggressione diretta degli Stati Uniti in una guerra che già hanno finanziato e messo in campo nel territorio siriano, ma in tutto il Medio Oriente, per mantenere appunto una loro egemonia in quel territorio, in quell'area del mondo strategica, diciamo, per il controllo del mondo. Ebbene, una guerra che rischia di avere degli esiti, non so se subito, ma sicuramente nel tempo, molto pericoloso, non solo per il futuro del Medio Oriente, ma per il futuro dell'umanità. Allora io credo che di fronte a questa situazione noi dobbiamo non solo ringraziare e sostenere i compagni, insomma, come in questa festa che stanno mettendo in campo questa iniziativa, ma costruire insieme a loro un messaggio di speranza che in questo paese è possibile. Condivido appieno, insomma, le cose che diceva adesso il compagno Procaccini rispetto appunto alla necessità di costruire un'opzione unitaria dei comunisti in questo paese, lavorarci in questo territorio, lavorarci all'interno della città, perché non è una questione di necessità dei comunisti o nostra o individuale, perché non sappiamo che cosa fare. È una necessità della storia, è una necessità del presente che ci sia anche in questo paese, come in tanti paesi del mondo e in particolare in Europa, una forza che sia in grado appunto di costruire una prospettiva che metta un freno alla gestione autoritaria, sia sul piano politico che sociale, di questa crisi, e appunto con la possibilità che possa appunto essere messa in discussione con quello che si avviene a livello internazionale anche il futuro dell'umanità. Ecco, credo che questo sia un messaggio importante che viene dal congresso del nostro partito. Lascio e credo che sia, da questo punto di vista, stato un congresso importante, utile per lavorare in questa direzione. Credo che sia utile, insomma, che i compagni che vogliono possono fare delle domande o lo stesso Giorgio delle domande al nostro segretario, perché credo appunto che sia importante, più che ascoltare me, insomma, ascoltare il compagno Procaccini. Grazie. Grazie Fabio. Allora, prima di passare ad un altro argomento, una postilla al quanto si diceva sull'unificazione, di essere attenti, di procedere partendo dal basso, e devo dire che a Roma, in questa sezione, e a Roma in generale,
il lavoro insieme a Rifondazione è stato, direi, molto positivo. Abbiamo fatto insieme due campagne elettorali, sia qui che nel quartiere dove io abito, non qui, e quindi su questa strada dobbiamo procedere. Perché vorrei ricordare un episodio: nel passato ci fu un tentativo di unificazione tra ciò che rimaneva del PSIUP, di FOA e di Miniati, il Partito di Unità Proletaria, con il gruppo del Manifesto di Magri, Castellina e Rossand, e il partito che nacque si chiamò PDUPC, Partito di Unità Proletaria per il Comunismo. Beh, fu fatto a tavolino, addirittura con il numero dei posti paritetici, tanti a voi, tanti a noi, dalla direzione al direttivo di sezione. Quella unificazione durò poco più di 2 anni e quindi va completamente ribaltata l'ipotesi di lavorare in quel tipo. Volevo porre l'attenzione su un'altra campagna di mobilitazione che si è sviluppata in questi ultimi tempi, quella che è stata promossa da Rodotà, Zagrebeschi, Landini ed altri, e che domenica dopodomani a Roma, in un'assemblea pubblica, dibatteranno come procedere. Il tema, la difesa della Costituzione, no alla manipolazione dell'articolo 138, eccetera. Cosa facciamo noi? Partecipiamo? In quale misura? Anche perché a me pare che si debba anche dire: difendiamo la Costituzione, ma teniamo presente che è stata già intaccata in alcuni punti. La cosa più grave, a mio parere, tra le cose più gravi, è aver inserito il pareggio di bilancio in Costituzione. Quindi noi vogliamo difendere la Costituzione, ma cambiarla, nel senso di emendarla da queste pecche. Dico bene, compagno Procaccini? Benissimo. L'unità dei comunisti, secondo me, e si deve fare sia dal basso che dall'alto, perché farla dall'alto non funziona, io condivido in pieno. Il rischio però che se l'iniziativa che c'è in tutta Italia in maniera diversa, che viene dal basso, tra noi e Rifondazione, che non solo va sviluppata ma deve essere sviluppata al massimo, non trova un'udienza nei gruppi dirigenti nazionali, il rischio è che questa notizia dal basso si logori, diventi una disperazione che poi disperda i compagni e le compagne. Quindi l'unità si fa dal basso e dall'alto, senza nessuna ipocrisia, altrimenti non funziona. Questo dice la storia, la Costituzione, e noi su questo abbiamo fatto 2 congressi per dire: vogliamo l'unità dei comunisti, la Costituzione. Noi partecipiamo domenica in pieno, abbiamo aderito, saremo lì con una delegazione del partito, con il sottoscritto, per quello che può valere, perché abbiamo messo al centro del congresso realizzare il programma della Costituzione, riunificare i comunisti, unire la sinistra, attuare il programma della Costituzione. Questo è il titolo, anche se la Costituzione, per la verità, non è un programma, è la legge, diciamo, principale che sorregge la Repubblica, nata dalla resistenza antifascista. E in questa concezione che noi abbiamo, dobbiamo dire che l'unità per difendere la Costituzione deve essere un'unità vasta, che non è di per sé l'unità che viene declinata dal punto di vista elettorale e parlamentare, perché a quel punto avremmo già perso. Perché oggi c'è il governo PD Berlusconi che cerca di intaccare la Costituzione, e che se non si interviene, per questo che salutiamo tutte le iniziative in difesa della Costituzione, il rischio è di perdere la Costituzione senza che nessuno se ne accorga. Allora noi dobbiamo partecipare e dire che i partiti sono l'architrave della Costituzione, sono funzionali a realizzare la democrazia e la sostanza della Costituzione, e il Parlamento, che è stato per lungo periodo il luogo dello scontro, del conflitto e anche della mediazione ad alto livello, dove i comunisti avevano una grande forza, era il luogo per attuare la contraddizione che c'era tra una presenza antidemocratica ma soprattutto propulsiva per la Costituzione, con forti elementi di socialismo. Oggi qual è il rischio? Che se noi ci estraneassimo per il principio da questa battaglia, per dire torniamo lì con le nostre posizioni per difendere la Costituzione, avremmo già perso. Oggi, secondo me, avere un obiettivo di autonomia e di unità
per rientrare in quei luoghi della democrazia, per realizzarli, non è un fatto di subalternità, è un fatto rivoluzionario per i comunisti. È per questo che dobbiamo dire alle altre forze democratiche: guardate che voi vi state uccidendo con le vostre stesse mani. Faccio un esempio, le elezioni, il PD in particolare, al quale noi abbiamo e a Sele dato una grande importanza, abbiamo partecipato alle primarie, pensavamo di avere un accordo con loro, ma abbiamo fatto bene in maniera disinteressata per dire: noi stiamo in questa casa, votiamo per Vendola che è quello più di sinistra, anzi per noi doveva essere il capo di una sinistra plurale, di unità nella diversità, e del PD come forza democratica. Loro hanno pensato che sull'onda del successo delle primarie avessero già vinto le elezioni vere, sono stati arroganti e miopi, hanno perso, perché se non ci fosse stata la legge elettorale con il premio di maggioranza alla Camera, Berlusconi avrebbe quasi vinto, anzi anche alla Camera, perché Berlusconi da questo punto di vista è stato un genio, ha messo insieme 12 liste, partiti e partitini, che ognuno ha portato del suo a quella casa, diciamo, che noi non condividiamo, ma dal suo punto di vista è stato un genio. Quest'altri, per perdere meglio, hanno diviso, perché divisi si perde meglio, è questa la storia. Allora noi diciamo che le alleanze, se si fanno, il congresso ha detto questo, debbono essere in primo luogo di pari dignità, ognuno con la sua visibilità e ognuno con il suo pezzo di programma. Ed è per questo che noi vogliamo portare e realizzare in una conferenza diffusa del programma dei comunisti, nelle federazioni, nelle sezioni, nelle regioni, fino a livello nazionale, prima delle elezioni europee, un pezzo di proposta che sia utile a realizzare l'unità sui fatti, non sulle poltrone e sui posti. E poi, se non c'è il partito di massa, il movimento muore. Bertinotti, che pensava che il movimento contro la guerra dovesse essere il nuovo governo rivoluzionario del paese, abbiamo visto com'è finita, perché oggi la guerra fa più morti di prima, di media 50 morti al giorno, c'è l'aggressione alla Siria, l'occupazione della Palestina. Se non fossimo noi, purtroppo nessuno ne parleremo, noi insieme ad altri, ma non c'è, se non c'è il partito di massa che aziona e alimenta il movimento muore, nasce su un punto, abbiamo visto l'ostilità contro i partiti, e concludo, movimento significativo che noi dobbiamo sostenere in pieno, per l'acqua pubblica, statale, il movimento per la scuola pubblica. Tuttavia questi movimenti hanno detto che in primo luogo il movimento per la Costituzione, i partiti debbono stare in seconda fila, rivoluzione civile, anche voi dovete starci, ma senza simboli. È sbagliato per loro, è sbagliato per i cittadini, perché crea sfiducia. Ognuno ci deve stare con il suo pezzo, con il suo programma, e la Costituzione si realizza se c'è il partito politico, e le lotte si alimentano se c'è il partito comunista. È per questo che noi vogliamo un più grande partito dentro una forza democratica dove come i comunisti abbiano una grande forza. E Rifondazione, per questo diciamo, l'unità facciamola dal basso, Ferrero, ma anche dall'alto, perché tu dove governi non è poi dove governi col PD che sei radicale, tra virgolette, molto spesso ti accodi, voti per privatizzare l'acqua. Allora occorre che questo movimento che c'è di base trovi uno sbocco politico, che si diano ai compagni e alle compagne un punto di forza, un messaggio di unità dopo tante divisioni. Dopo il 98, chi aveva ragione e chi aveva torto, oggi quei personaggi che hanno fatto quella cosa non ci sono più, in un modo o nell'altro, perché ci sono stati governi ai quali abbiamo partecipato prima noi, ai quali hanno partecipato prima loro, quindi i motivi retrospettivi della divisione non esistono, e i comunisti hanno un obiettivo nella storia. Noi che siamo di concezione leninista per il potere, ma più realisticamente qui a Labaro, a Roma, nel Lazio, in Italia, per riconquistare una posizione di rappresentanza, vogliamo cimentarci con le questioni dell'oggi, evitare la guerra, evitare la privatizzazione dell'acqua, evitare lo scempio sulla sanità, sulla scuola, realizzare una agibilità democratica,
La svolta rottura che cosa ha portato, compagni e compagne? All'ordine del giorno, nel bene o nel male, c'era una cosa sbagliata il giorno prima. Quella di dire facciamo una legge sulle 35 ore, preparata male, contro la CGIL. Tuttavia c'era all'ordine del giorno quell'ipotesi, perché i comunisti erano forti. Il giorno dopo, dopo la posizione di svolta o rottura, che cosa c'è stato? C'è stato la cancellazione dell'articolo 18. Ecco allora, diciamo, la politica del più uno a che cosa porta. Dobbiamo essere comunisti con le nostre idee, ma pensare che da soli noi e Rifondazione non bastiamo. Occorre metterci insieme per fare un partito comunista più forte. Grazie. Compagno Procaccini, apprezzo la tua franchezza e con altrettanta franchezza ti dico una mia perplessità. Il rapporto con il PD. Perché a me pare, per dirla con Pirandello, che oggi il PD sia uno, nessuno e 100.000 e non sappiamo dal congresso quale PD verrà fuori. Quindi non possiamo, credo, dire oggi che dobbiamo tentare appunto un rapporto unitario nel rispetto delle reciproche differenze, perché mi pare che non ci sia proprio margine per un'operazione del genere. Ecco. Per quanto riguarda questi personaggi che si contendono la leadership del PD, ecco, cosa, non so se, cosa si può dire, cosa possiamo individuare, chi è più vicino, chi è più lontano, cosa possiamo nei prossimi giorni, mesi? Ma io condivido il pieno, del resto c'è stato il congresso, oggi non solo non c'è nessuna possibilità, il PD governa con la destra, il cui capo dovrebbe stare in galera se ci fosse un paese democratico. Tuttavia, se noi vogliamo realizzare oggi in queste condizioni, ma se noi pensassimo che il popolo del PD fosse destinato a quel tipo di rappresentanza per sempre, diciamo avremmo perso la nostra funzione rivoluzionaria di cambiare le cose attuali, di cambiare le cose che oggi esistono, perché l'egemonia si fa se tu scompagini, il rivoluzionario deve portare nel proprio campo, diciamo, quelli che oggi non lo sono, per la causa che noi vogliamo, la Costituzione, la democrazia, fino a traguardare un'ipotesi, un orizzonte di società socialista e comunista. In questa fase non c'è nessuna possibilità, è inutile che noi discutiamo. Tuttavia nel PD c'è un forte dibattito, perché qualcuno soffre l'alleanza con Berlusconi che non sarà per sempre, e noi comunisti che abbiamo due discriminanti per sempre, quella contro il fascismo e quella contro il capitalismo, dobbiamo far evolvere, e per questo serve l'unità dei comunisti. Dobbiamo spostare la politica degli altri, non dico del PD, io non dico del PD, di tutti, di Sel. Sel è stato il cane da guardia contro di noi nell'alleanza di cosiddetto centrosinistra che oggi non esiste più. Per cui noi non dobbiamo porci il problema delle alleanze come una ricaduta meccanica di aggregazione sistematica parlamentare o di tipo addirittura governativo che non esiste. Tuttavia, se vogliamo realizzare quelle cose di economia pubblica nell'economia, di una politica estera diversa e di una politica nei beni pubblici diversa, dobbiamo augurarci e lavorare che quel popolo che vota per il PD, per questo PD non lo voti più. Ma io faccio una riflessione, io condivido l'obiezione e condivido anche la critica, perché in alcuni casi noi, con questa nostra cultura che è scontata, ma non è scontata per tutti, io lo condivido, che per me è scontato, diciamo, che l'ambito deve essere quello del centro-sinistra. Non è il problema se è quello o non è quello, è come tu ci stai. Perché molti dei nostri poi sono stati lì, ma appena hanno avuto un posto, finito il posto, se ne sono andati. Se ne sono andati anche con i soldi del partito, con i vitalizi del partito. Quindi non è un problema se stare, è come stare. E se tu hai il partito, allora io faccio questa riflessione. Non è che con una politica, diciamo, a noi non dobbiamo mai scambiare la causa per l'effetto. Noi siamo stati unitari, ci ha cacciato loro. E se ne assumono la responsabilità. Tuttavia gli errori li abbiamo commessi anche noi, perché non è che Rivoluzione Civile poi ha detto guardate che i comunisti stanno qui con una pari dignità, non hanno voluto il simbolo neanche loro, quindi abbiamo preso, diciamo, delle mazzate da tutte le parti, e su questo dobbiamo riflettere.
Io condivido le critiche, condivido tutto, ma ci mancherebbe, altrimenti saremmo pazzi scatenati. Però dobbiamo altresì dire che quelle forze che a prescindere si rifiutano di parlare con questo popolo perché vota per quei partiti, non è che hanno preso più voti di noi, ne hanno presi di meno, perché il ribellismo viene visto inutile perché non è, come nella nostra concezione, propulsivo per trasformare le cose. Allora noi dobbiamo essere comunisti e al tempo stesso rivoluzionari, non mettere la targhetta tanto per metterla, metterla perché serve il 98, ma perché il 98 fu fatta quella cosa lì? Io personalmente, altri compagni, tutti qui andavamo nelle fabbriche, nei cantieri navali a fare il volantinaggio. I compagni della Fiomme con la politica di svolta e rottura ci sputavano in faccia perché vedevano il governo Prodi allora come il punto più avanzato di lotta. Allora i comunisti, nella loro analisi, debbono valutare qual è il punto più avanzato di lotta, se è meglio stare fuori o è meglio stare in un contesto. Lo valutiamo caso per caso con un'analisi, perché è sbagliato dire sì a tutti i costi, come è sbagliato dire no a tutti i costi. Io la vedo così, ma in maniera, oserei dire, diciamo, dal punto di vista delle elezioni che ci sono state, lezioni ed elezioni, ed è per questo che oggi non c'è nessuna possibilità. Il PD, anzi, noi chiediamo la fine del governissimo, chiediamo le elezioni subito, chiediamo che Berlusconi vada in galera perché la legge ha detto quello, perché la sentenza ha detto quello. Adesso è paradossale che si trovi l'escamotage per salvare Berlusconi e si metta sotto accusa i giudici che l'hanno condannato. È, diciamo, il paradosso della politica, della deriva moderata subalterna e di destra che ha assunto il PD, ma sulla quale il popolo del PD è in subbuglio, tant'è che ci sono 5-6 candidati alla segreteria. E noi, io lo dico in maniera, guarda, qui ha fatto scandalizzare quella intervista fatta in macchina col Corriere della Sera. Io gli ho detto su una intervista che rivendico tutte le parole, due parole non sono state riportate bene. Quando ho detto che con Rifondazione dobbiamo fare un grande partito comunista, lì è stato detto un grande partito del lavoro. Sulla Cina, quando ho detto ha risolto i problemi di molte arretratezze, lì c'è scritto i problemi della fame, invece non è dignitosa che ha risolto i problemi della fame, ha risolto tanti problemi. Quelli della fame li ha risolti da molto tempo prima. Tutto il resto l'ho detto in maniera scientifica. Su Renzi, allora, Renzi oggi è quello che lotta contro il governissimo, che vuole la caduta di Berlusconi e Letta. E noi dobbiamo dire che sbaglia? No, noi dobbiamo dire che programma avrà il nuovo PD. Se vuole scompaginare con il centrodestra, vuole un'aggregazione che guardi alla Costituzione, oppure vuole fare strame dei diritti. Questo dobbiamo guardare, perché l'interesse che noi abbiamo per la Costituzione non è che serve agli altri, serve più a noi. Per cui è una vittoria nostra se riusciamo a realizzare un'aggregazione che non si chiamerà più centrosinistra. È un successo dei comunisti, sarà della sinistra. Io mi auguro che nel congresso di Rifondazione si capisca questo, che a testa alta dobbiamo dire sì o no al PD, non per vie traverse, perché la politica di due forni, il più uno a Roma e votare l'acqua pubblica a Pesaro o in un'altra provincia non paga, i compagni vanno a casa, non è che non vanno più a votare solo, vanno a casa. Allora vogliamo che ci sia questa unità, che ci sia una possibilità di accordo perché serve a noi per quella politica. Se cambiano le condizioni riusciamo a farle cambiare, per questo che servono i comunisti, siamo qui, non per rinunciare a simboli, per rinunciare a nulla. Occorre che ci sia l'autonomia dei comunisti, visibilità e autonomia dei comunisti in un quadro, perché noi siamo rivoluzionari, non ci accontentiamo dell'esistenza, vogliamo pensare ad una società diversa. Grazie. Io mi fermerei qui perché credo anche da allora qualche domanda. Prego, sì, chi vuole intervenire? Sì. Non so se si sente di là o sotto. Ma... Buonasera, dunque, grande piacere che sei anche un lavoratore, quindi... Adesso sono in pensione dal 1° maggio. Voilà, 1° maggio, feste di lavoratore. Io sono del 2, voilà. Dunque, il problema è questo, che... Gli obiettivi da raggiungere sono quelli un po' diversi, ma sono sempre quelli a livello epocale dei nostri padri e quant'altro.
liberare l'essere umano dai bisogni, quelli primari e quelli poi anche quelli di vita. E non ci siamo arrivati. Allora, come, perché non ci siamo arrivati? Perché è un po' strano sto giochetto del premio di maggioranza. Io non posso dare un premio di maggioranza a uno che mi combatte politicamente sulle idee, sui programmi. Non è democrazia. È una dittatura parziale che conviene pensando di sfruttarla poi, senza il consenso delle minoranze. Quindi non è democrazia. Non c'è nessun premio. Il premio va dato quando è risolto il problema, non il suo problema. Allora, io ormai credo, io pure sono stato delegato sindacale, 20 anni all'ADEC e quant'altro, tutto il mio percorso di vita, che per arrivare alla pensione ho fatto 6 vertenze sindacali, le ho vinte tutte. La prima, sai a chi l'ho fatta? A Feltrinelli, nel 60. E lì sono entrato in crisi, con mio padre e quant'altro, la resistenza, ma com'è mai possibile Feltrinelli, i suoi lavoratori e dipendenti fanno la causa? Quindi, perché lui era lontano, non gestiva, non vedeva e c'aveva magari i sbirri dentro che creava i problemi. Ma questo per dire, una... per dire cosa dico questo? Perché secondo me noi dobbiamo, lo strumento del Partito Comunista è per far arrivare a risorgere e completare ciò che è scritto nella Carta Costituzionale, che tra l'altro la Carta Costituzionale aboliva tutte le altre leggi precedenti perché non erano costituzionali, ma sono presenti il codice fascista e quant'altro. Allora che cosa dico? Qual è la piattaforma di dare l'orizzonte a quelli che non votano, che vorrebbero votare, quelli che hanno le gambe e per stare a casa fermi e le gambe per andare a votare? Allora io faccio una mia idea, la butto là, te la propongo pure a te come questo incontro di questa sera. Ma se noi facciamo un bel programma sulla base della Carta Costituzionale, dignità, articolo 3, rimuovere gli ostacoli, e su quella base là, questo è il programma del Partito Comunista, ossia quello che è scritto là dei nostri padri che l'hanno fatta la Carta Costituzionale, la vogliamo applicare, quello. E noi non vogliamo che ci sia un disoccupato, se tale ci deve essere, perché è negligenza del pubblico e privato, essi stessi devono pagare chi non lavora, ma non che deve non pagare nel senso che non lavora, deve essere attivato nel sociale, nelle condizioni che servono. Quindi secondo me ci deve essere un programma che i diritti civili della Carta Costituzionale che riconosce, nessuno li deve toccare. E chi è che li tocca si brucia e una volta se per altro tradimento si fucilavano, ma per quello è un tradimento alla Costituzione, non debbono più esercitare il diritto di rappresentanza a nessun titolo a livello eterno. Grazie. Grazie Moretti. Altri interventi, poi diamo la parola, prego. Aspetta, sei un compagno. Buonasera, io sono Serafino della sezione di Labaro. Io non volevo fare nessuna domanda, però volevo fare un ricordo. Abbiamo parlato della Costituzione e vorrei ricordare la compagna che ha partecipato a questa Costituzione. Aveva 101 anni, era la bimba dal pugno chiuso. Grazie. Altri? Passando. Prima di tutto io ringrazio il segretario per la sua presenza e anche per la chiarezza e la determinazione in cui ha fatto il suo intervento, specialmente sull'unità dei comunisti in modo particolare. La cosa che mi colpisce di più è questa mancanza di unità, i palestinesi li soffrono tantissimo e ci ricorda sempre un vecchio proverbio, insomma, il vecchio che chiama i suoi figli e dà ognuno un bastone piccolo, dice, lo puoi rompere? Sì, metteteli tutti e tre insieme e non riuscivano a romperlo. L'unità è forza, l'unità dei deboli è una forza. Questo lo stiamo vedendo sia in Italia, quando i compagni c'erano l'unità di un grande partito comunista, c'era l'unità della sinistra almeno, che adesso la cosa più strana è che
non riusciamo manco a spiegarla agli arabi, per modo di dire, come mai destra e sinistra governano insieme. Larghe intese ci ha rovinato tutti quanti. Dall'altra parte c'è un'altra prospettiva che viene dall'America Latina. Il nostro partito credo che ci abbia anche di buoni rapporti con loro, va presa anche in considerazione Venezuela, Cuba, Bolivia, tutte le grandi svolte che stanno succedendo in America Latina stanno togliendo quel giardino che era considerato dall'amministrazione americana il loro giardino. In Italia i comunisti ancora, stiamo parlando, non voglio tornare degli anni 70 quando dicevamo fuori l'Italia dalla NATO e fuori il NATO dalla NATO dall'Italia, c'è una prossima guerra contro la Siria, le basi americane in Italia sono in allerta e sono tutte pronte a partire da queste basi, dal territorio nazionale italiano, a bombardare un altro paese amico dell'Italia che fino a qualche mese, un anno fa è stato dato anche una onorificenza da parte del nostro presidente traditore Napolitano, che l'hanno tolto, poi l'hanno chiamato per toglierla, e non fa tanto onore questo né all'Italia né a nessuno, insomma, perché stanno aggredendo un paese. L'Italia ancora non ha preso una posizione nettamente contro la guerra, perché la Bonino gioca a varie livelli. Uno di questi è che l'altro giorno due fregate sono già partite per il Medio Oriente. Noi abbiamo più di 1000 soldati che stanno in Libano, che è soggetto anche a una esplosione totale. E quindi qui il ruolo nostro come partito, come sinistra, come democratici, come cittadini di questo paese che crede nella Costituzione italiana, muoversi contro questa guerra a tutti i livelli. Noi partecipiamo a tutti quanti, non dimenticando che c'è dall'altra parte un'altra occupazione in Palestina che dura da secoli, insomma, e ancora in Italia si chiude sempre nel dimenticatorio. Io spero che un giorno, compagno segretario, potreste andare a Ramallah a visitare anche la Palestina e vedere la vera situazione che c'è sotto l'occupazione israeliana. Grazie. Voglio ringraziare i compagni palestinesi in Italia, il compagno che da sempre è vicino dentro il nostro partito e lavora per l'unità della sinistra. Perché sulla Siria non aggiungo altro, questa situazione l'hanno già detto in maniera molto chiara i compagni Musolino e Nobile, c'è una guerra vera e propria, c'è un attacco imminente, si stanno preparando le portaerei della NATO che di fatto ha sostituito l'ONU come, diciamo, organismo internazionale, non è più l'ONU ma è la NATO. E purtroppo, per fortuna dobbiamo dire, che alcuni paesi sono ancora, diciamo, un contrappeso, se no a quest'ora la guerra sarebbe stata su vastissima scala. Noi parteciperemo a queste iniziative e vogliamo dire che da questa festa viene un messaggio forte di unità anche sulle questioni internazionali. Non ne parla più nessuno, purtroppo. Lo diceva bene compagno Musolino, noi non sosteniamo nessun governo o regime. Siamo per l'autodeterminazione dei popoli, perché questa sovranità limitata degli Stati Uniti sul mondo non regge più, anzi vogliamo dire di più, che è contro l'Europa, è proprio contro l'Europa in tutti i modi, perché la destabilizzazione del Medio Oriente è contro l'Europa. Sulla Costituzione, quella materiale è stata cambiata, quella formale sta per essere cambiata, quello che dici tu è vero, dobbiamo però creare una mobilitazione, non dire noi siamo per la Costituzione, chi non la rispetta diciamo è il nostro nemico, dobbiamo portare una vasta massa di popolazione, di lavoratori, di studenti sulle nostre posizioni, perché la Costituzione è la casa comune di tutti i democratici. Anzi, secondo me dovremmo fare anche uno sforzo in più, dico una cosa del tutto a titolo personale, perché lo deciderà il partito, quindi potrei essere anche tranquillamente smentito, che noi dobbiamo fare di più anche su questo per salvare e realizzare la Costituzione. Dobbiamo scardinare il messaggio dell'antipolitica contro i partiti sui costi della politica, perché un conto è la politica, la democrazia, un conto sono i ladri che attraverso la politica hanno rubato i soldi pubblici, e quelli debbono avere una lotta senza quartiere.
La questione morale, che diceva Berlinguer come questione politica, è più attuale che mai. Tuttavia noi dobbiamo entrare anche in una realtà che è quella della nuova informatica. Secondo me, lo dico a titolo del tutto personale, servirebbe una legge elettorale proporzionale, senza sbarramenti, un sistema istituzionale con una sola Camera, perché si prevede Camera e Senato delle regioni, che sarebbe una cosa devastante di conflitto istituzionale, dove i comunisti non ci sarebbero per legge, perché le province ormai non hanno più l'elezione diretta ma solo di secondo grado e saranno rappresentati solo PD e PDL. Quindi legge proporzionale senza sbarramenti, sistema monocamerale, vecchia idea del PC, della Costituente, abolizione delle province, unificazione delle zone sanitarie e degli ambiti del sociale, entrare in un meccanismo di scompaginare anche sui costi, di non fare la politica del dire noi ci disinteressiamo, e in più facciamo quello che è previsto dalla Costituzione, che i partiti che hanno 1 milione di voti, 500.000 voti, siano rappresentati nel Parlamento della Repubblica, almeno un diritto di tribuna. C'era anche nella Duma post-darista questa cosa, il diritto di tribuna, che era un governo imperiale ancora. Figuratevi se oggi nella Costituzione repubblicana antifascista noi non pensiamo a realizzare per i comunisti una possibilità di questo tipo, che prescinde dalle alleanze, ma prescinde dai voti adesso. E noi vogliamo invece che non prescindano dai voti questi elementi di rappresentanza, nelle regioni, nei comuni, fino al Parlamento della Repubblica. Quindi anche su questo dobbiamo fare uno sforzo noi, per portare più democrazia, più forza alla sinistra, ai comunisti e alla democrazia nel nostro paese. Io, compagni, comunque vi ringrazio lo stesso. No, c'è un ultimo intervento, do la parola al compagno di Rifondazione. Io sono d'accordo con quasi tutte le cose che ho sentito qua, e molto spesso mi capita di essere più d'accordo con compagni dei comunisti italiani che compagni del mio partito. E comunque nel congresso che ci sarà io mi impegnerò a dare per l'unità dei comunisti. Allora, molte cose sono d'accordo, fatemi dire l'unica cosa in cui ho delle perplessità. Ecco, io non penso che faciliti l'unificazione dei due partiti rivendicare con energia la legittimità della scissione del 98, che magari uno può essere convinto che c'è stato, ma per i nostri militanti rappresenta una ferita che è un ostacolo per... Io mi sono iscritto dopo, però quando parlo con i compagni e io dico bisogna unificarle, io penso che non sia la cosa migliore dire che si è fatto bene a scindere, perché in generale le scissioni non hanno giovato al percorso dei comunisti. Condivido in pieno, non solo porta danno e non andrebbe neanche citata, perché dobbiamo guardare avanti e non indietro, sono d'accordissimo. Io l'ho detto come esempio perché quei motivi, oggi i protagonisti non ci sono più, non ci sono proprio perché quei motivi sono venuti meno, facciamo uno sforzo, il nuovo partito comunista deve essere uno, poi dispieghiamo una politica unitaria e vediamo per il futuro, non per il passato. Grazie, ringrazio il compagno Procaccini per questa serata, no, il compagno Musolino, il compagno Nobile e tutti gli intervenuti, e buona festa, buon proseguimento.